È partito ieri il bando unico per le imprese del distretto del Comune di Chioggia, con cui il Comune intende sostenere le attività economiche, dando la possibilità di mettere a frutto spazi ora sfitti, soprattutto ai piani terra, di sistemare facciate, esterni, vetrine, insegne, tende, pergole e serramenti, di adeguare l'impiantistica mettendola in sicurezza e di ammodernare le strutture da un punto di vista energetico. Al bando possono partecipare attività commerciali, di somministrazione e di artigianato, aventi la sede operativa nel distretto. Non tutte le attività di commercio possono partecipare, alcuni settori ne sono esclusi, quali le rivendite d'armi o di articoli vietati ai minori, di sigarette elettroniche e altro. Ad aprile erano stati presentati quattro bandi attraverso i quali erano stati erogati 34.000 euro. Ora si sono resi disponibili altri 20.000 euro da fondi residui. Daniele Tiozzo Brasiola, vice sindaco e assessore al commercio del Comune di Chioggia, ha reso noto che a questo bando possono partecipare anche coloro che hanno già ottenuto i fondi del bando precedente, con il quale, tra l'altro, ha sottolineato, sono state accontentate tutte le domande arrivate agli uffici. Questa amministrazione, sottolinea, intende sostenere il comparto del commercio in tutti i modi possibili e questi bandi ne sono una prova concreta. Le richieste di contributo dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Comune di Chioggia entro il 19 agosto prossimo, utilizzando il modulo allegato scaricabile dal sito internet comunale. Il contributo previsto è di massimo 2.000 euro a impresa, a copertura di almeno il 50% delle spese sostenute. Il finanziamento sarà assegnato agli aventi diritto in base a una graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'importo dell'agevolazione non potrà superare le spese rendicontate. La graduatoria sarà pubblicata nel sito del Comune. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.